Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con il secondo episodio del Bio Adventure. Allora, eravamo rimasti in questo letto e abbiamo scoperto che in modalità avventura si possono rompere le torce. Quindi, infanzia distrutta. E partiamo con cliccare il pulsante. Ah, vaffanculo. No, mi setteva la notte. Vabbè, allora dormiamo e proseguiamo. Tutto questo suspense per sapere che il pulsante non funzionava per far esplodere nulla. Aiuto, che paura. No, tu mi vuoi dire che tutta questa strada per uscire dalla sfera? Vabbè. Qua sembra che siamo in bioma di neve, anche sul ponte, che figo. Capitolo 3, la giungla. Allora, qua fammi indovinare, siamo in una giungla di... Ah, è tutta una mappa di parkour, ecco cos'è. Una casa. Ragazzi, dopo vedermi failare come un pazzo, vedremo anche la casa. Beh, io credo che la grifferò. No, forse no. Sicuramente. Ecco, aspetta, cosa possiamo fare? Prima finiamo la mappa e poi la griffiamo. Diciamo, faccio un episodio speciale dove griffiamo la mappa. Cosa è successo in questa parte della giungla? Sembra tutto appassito, devo andare a vedere. Sembra che ci sia una casa laggiù. Dove è passito? Ma non si sa se è passito. Dove è passito? Boh, non lo so. Lo so che non è passato nulla. Scusatemi, suicido adesso. Grande Matteo, sei un grande. Però è cintato, devo entrare dalla cantina. Ma che cazzo. Io salto lì e riesco ad entrare. Dov'è che devo andare? Se io faccio così e non riesco perché laggo. Evviva. Vediamo. Dove sarà la cantina? Qui. Cantina, poi, vabbè, sì, dice, chiamiamola anche cantina. Benissimo, però, bello. Casa di Ciccioriccio, oddio, adesso lo uccido, dove sei? Ah, è quello lì, Ciccioriccio. Muori, muori Ciccioriccio, muori, 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 muori. Muori Ciccioriccio, muori stupido. Oh, sei... morto, nominato piccone, vabbè, lasciamo stare. Ciccioriccio, vuoi Matteo 174? Ciao, io sono Ciccioriccio Abito, qui da sempre. Adesso la giungla sta appassendo e la mia isola affonderà se non mi aiuti. Segui il sentiero di Glowstone, ti porterà a un tempio e ti verrà detto cosa fare, grazie mille. Allora, io questo qua non me lo temo. Interessante. E Tibor. Benissimo, sediamo il time. Ah, così. Io sono in norma, giusto? Ah no, ho levato. Sì, sono in norma, però non spawnano nuovo. Che figata. Benissimo, ho un omicidio sulla coscienza. Non so come faceva a parlarmi dopo essere morto, ma so come cavolo esco di qua. Certo, dalla cantina sono un genio. O c'è una porta qui dietro? No, non c'è una porta qui dietro. Prima avevo visto un lampione, non è che me lo sono immaginato, giusto? Eccolo lì! Vieni qui, lampione! Volevo dire che è estremamente figo le biosfere, eh?
Voglio vedere com'è il tempio di cui parla, ciccio. Ah, zucca. No. Ah, l'ho rotta. Cavolo, ho sbagliato. Vabbè. Bella ragazzi, facciamo così. E proseguiamo. Benissimo, qua ci sono sempre i soliti lampioni. Poi vi faccio vedere un trucco, nell'ultimo episodio vi faccio vedere un trucco per... Anzi no, non ve lo faccio. La spada nel primo, benissimo. Che figo. Ma qua io conosco la mod che ho usato. È una mod che si chiama Insta House. E... Adesso andremo a vedere. Oh, dell'ordo. No, 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 no. Per chiudere queste case di merda, puoi passare prima a costruire lui. Capitolo 4, la pianura. Stiamo registrando da 6 minuti. Vediamo quanti capitoli faremo oggi. Leggiamo così, dai. Ciccio, ci hai dimenticato di dirti una cosa. Per poter proseguire, dovrai comprare il suo piccone di diamanti. Cosa 10 smeraldi? Vai nella casa che preferisci di cobblestone. 15 smeraldi. Grezzi, brick, piccone di ferro. E vabbè. Barra game mod 1. Allora, ci prendiamo un piccone di diamante. Ragazzi, scusate, ma ho fatto un fail bestiale. Eccoli qua dove sono. Ma dai. Beh, io uso questo qua. Mi sono condannato. Usiamo quello di più. Ma si possono rompere i blocchi, ma sono in survival, giusto? Boh, non lo so. Trovate, intanto ne prendiamo 15 smeraldi grezzi. Benissimo, andiamo a prendere il piccone di ferro e buttiamo sia quello e qua non si può uscire. Matteo, hai fatto una gigantesca stronzata. Qua non si può uscire dal lago. No, non si può uscire. Ah, potevo rompere quelli, ecco, hai capito la magagna, eh? Quelli potevo romperli, che figata. Che strano, devo ancora capire tu come funziona. La modalità, ma vaffanculo. La modalità avventura. Oddio, il mio gioco preferito. Scusate il rumore, ma... Ecco, scusatemi, eh. Quanto dura questo gioco? Ma dove è finito? Ma no, non ci posso credere. È andato fuori strada. Ecco. E a chi serve? Non si apre la porta. Ma che cavolo? Ma no, ma muori. Scusate, ma... Ma dai, un attimo. Non ci posso credere, vabbè. Allora. Ci sbarazziamo degli smeraldi grezzi. Dove, non lo so, facciamo qua.
anche se sono sicuro che i 5 che ho buttato mi serviranno in futuro, però. Tuffati solo se hai piccone di diamante, se non ce l'hai non potrai andare avanti né tornare. Furbo lui. Scava questo blocco e quello sotto. Saranno queste. Dai cavolo, sì, sono questi. Ho rotto il vetro, che demente. Questa mappa sta diventando intrigante. Ma che cazzo? Ricordi di tenere torce di resto anche già di tenere? No, non mi manca di tenerle, però sì, ce le ho. Bravo, no. Evviva! Ragazzi, stiamo registrando 10 minuti. Direi di stoppare qua anche l'episodio. E quindi da Prince Peter è tutto. Al prossimo video, bella!